immuno-oncologia ha cambiato la lotta al cancro negli ultimi anni, affiancando le armi tradizionali come chirurgia o chemioterapia. E grazie al suo meccanismo d'azione, che potenzia la risposta del sistema immunitario contro il cancro, ha già permesso di essere uno strumento prezioso soprattutto per pazienti con malattia avanzata. Oggi una molecola immunoterapica, il pembrolizumab, in Italia ha ottenuto dall'AIFA la rimborsabilità per neoplasie come il tumore al polmone, il melanoma, il linfoma di Hodgkin e il carcinoma dell'urotelio e potrà quindi essere utilizzato in monoterapia o in combinazione con chemioterapia a seconda della singola neoplasia e del singolo paziente. Oggi stiamo vivendo un momento molto importante, una giornata storica, particolare perché ancora una volta su 4 indicazioni diverse stiamo superando e rinnovando uno standard di cura, un nuovo paradigma per diverse popolazioni di pazienti che a partire dalle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale che è già avvenuta saranno in grado di poter avere accesso a una terapia innovativa che agisce sul loro sistema immunitario per combattere 4 forme di cancro diverse. La prima è relativa al polmone ancora una volta, ma questa volta con la possibilità dell'associazione alla chemioterapia. Quindi laddove il medico decide che per quel paziente è necessario la combinazione di pembrolizumab con chemioterapia per avere un'opportunità importante, il raddoppio dell'aspettativa di vita in buona qualità di vita, questo da oggi è possibile. L'altra indicazione altrettanto importante e che ha, come per il polmone, ottenuto il riconoscimento dell'innovatività piena è quella del melanoma adiuvante, ovvero per i pazienti con melanoma per i quali si può ritenere importante l'associazione di pembrolizumab con la terapia adiuvante, anche questo da oggi è possibile e anche in questo caso con risultati imponenti dal punto di vista sia del miglioramento della qualità della vita ma soprattutto il miglioramento dell'aspettativa di vita, quindi l'opportunità di guarigione. E poi altre due indicazioni molto particolari, anche queste innovative, innovatività condizionata, ma sempre innovative, quindi un altro salto quantico per la vita di questi pazienti. Parliamo di pazienti con linfoma di Hodgkin e in questo caso quindi nella stragrande maggioranza parliamo di pazienti adolescenti tra i 15 e i 25 anni, quindi pazienti che hanno diritto ad avere una lunga aspettativa di vita e per i quali da oggi si può fare molto molto di più. E poi abbiamo i pazienti correlati con la tipologia del bladder, quindi anche per questi pazienti buone, straordinarie notizie. E poi parliamo anche della straordinaria opportunità di vedere anche nuovi strumenti terapeutici in combinazione fra loro, perché molto probabilmente il futuro sarà sempre più quello di cercare di associare più trattamenti fra loro, proprio per dare più opportunità di vita ai pazienti stessi. L'approvazione di pembrolizumab cambia ulteriormente lo scenario per i pazienti. Sì, finalmente pazienti che hanno PD-L1 inferiore al 50%, che fino a 2 giorni fa avevano a disposizione soltanto la chemioterapia, adesso finalmente hanno a disposizione la chemioterapia più il pembrolizumab. Risultati che cambiano in modo importante perché portano a un raddoppio delle mediane di sopravvivenza con un aumento della tossicità assolutamente irrilevante rispetto a quello che già faceva la chemioterapia, ma con un importante vantaggio su tutti gli endpoint.